Di giorno una normalissima abitazione, di notte un vero e proprio incanto. Ebbene sì, anche quest'anno si è accesa la casa più illuminata della città di Fano. Siamo ritornati a Cuccurano tra via Attilio Regolo e via Falcineto perché durante le festività natalizie la famiglia Siviero ha trasformato la loro classica dimora in una vera e propria casa di Babbo Natale. Onelio, quanti anni fa avete iniziato ad allestire la vostra casa? Sì, dal 2005 abbiamo iniziato con poche luci, anzi devo dire le prime sono state canadese perché mio nipote è stato in Canada e lei è appassionata, fissata proprio per le luci di Natale e ha portato queste luci che poi vanno con la 125, mi sono dovuto procurare un trasformatore enorme. Purtroppo la magagna è che quando tirava il vento ogni tanto si fulminava la lampadina, bisognava ritornare sul tetto e via, toccava cambiarle. Invece adesso ho avuto la fortuna, grazie a mio figlio, di avere queste lampadine italiane che sono fenomenali e sono professionali e quindi non temono né acqua né vento. L'abitazione, visibile dalla Flaminia, ma ora in parte coperta dalla costruzione della nuova scuola, non passa sicuramente inosservata. Quando avete iniziato ad allestirla? Due settimane prima dell'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, dove io propenso di allestirlo, insomma. Non è una data perentoria, però ecco, ci tengo a farla illuminare l'8 di dicembre. In totale quante luci possiamo contare? Circa 7-8 mila luci. Sono tutte a LED, il consumo è irrisorio rispetto a prima. Prima avevo ogni 20 lampadine e consumavo 100 watt. Adesso circa 8.000 lampadine e non arrivo nemmeno a 0,5 kW, 500 watt insomma. Per motivi di tempo, quest'anno il signor Onelio non è riuscito a realizzare la natività, tanto voluta e tanto sperata, ma nell'allestimento non mancano di certo le novità. Più che altro di novità, sì, qualche luce particolare attorno alla palma, ma cerco di cambiare un po' le posizioni così, in modo che la gente quando arriva dice «Oh, quest'anno è diverso!» Ogni anno la famiglia Siviero conta tantissime persone tra fanesi e curiosi in visita alla loro casa incantata. Chi con i figli o chi con i cellulari per catturare la maestria, la passione e il tanto lavoro svolto per addobbare l'intera casa. E continuo, fa anche piacere in fondo, a volte addirittura ci capita di dover uscire dal cancello ma ci tratteniamo per non disturbare, no è una cosa che fa veramente molto molto piacere, ripeto non lo abbiamo fatto con quella intenzione, però vedere che passa così tanta gente fa veramente piacere. That's the dream.